Eccoci e bentornati sul mio canale. Ebbene sì, Call of Duty Advanced Warfare. Anche qui tenterò la classifica fino ad arrivare il decimo in classifica generale su uccisione confermata. La mia modalità preferita, ovviamente, la modalità che prevede un deathmatch a squadre con la piastrina da raccogliere. Quindi possiamo fare anche 200.000 uccisioni a partita, ma se non confermiamo la partita è bella che è persa. Allora, andiamo a vedere, vi faccio vedere che sono entrato finalmente nei primi 1000 della classifica generale di uccisione confermata. Ero 1200, oggi ho giocato 3 orette e mezza e sono arrivato all'872esimo posto di uccisione confermata standard con 251.400 punti, 2117 uccisioni, 1941 morti, 1777 conferme con 341 negate. Con l'occasione vi faccio vedere anche le mie statistiche, che non sono buone, anche perché cerco sempre di confermare tutto, quindi muoio un casino di volte, sia per cercare di livellare e prestigiare più velocemente, e soprattutto per scalare più la classifica e fare più punti. Quindi ho un rapporto uccisioni morti di 1,03, un rapporto di vittorie sconfitte in partite pubbliche di 0,90, 230,06 punti al minuto, con un totale di 396.185 punti totali e 3.429 uccisioni con 123 vittorie all'attivo. Nella carriera invece sono 82.771 con 1 giorno e 4 ore di gioco e 42 minuti, una media di 1523 punti a partita con 260 punti all'attivo. Ovviamente, ragazzi, vi terrò aggiornato non appena riuscirò ad entrare nei primi 500, ma penso che sia questione di giorni, quindi rimanete sintonizzati qui sul mio canale e ovviamente poi la cosa bella sarà andarsi a catapultare nei primi 100 e soprattutto poi nei primi 10 della classifica generale di uccisione confermata, come ho fatto su tutti i vari Call of Duty. Ci vediamo quindi con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.